sono pronti a iniziare le loro prove di qualifica. Sono i piloti della categoria 125, 32 protagonisti in questa categoria, pronti ad aggredire completamente, direttamente il tracciato, grande come sempre lo spettacolo che ci offre questi giovani piloti, questi giovani campioni, questa disciplina. A disposizione per cercare di migliorare la propria prestazione. Posso salutare il tempo di Argentino. E cambia, non si appresta a rispondere alla provocazione. Alfio Turbulenti numero 212 si riprende la leadership 1.43 e 256 per Alfio Turbulenti, tempone sulla pilota KTM. Ciao a tutti, sono Alfio Turbulenti, l'autore della pole position di oggi del Team Serie Motorsport. Oggi mi sono trovato abbastanza bene col tracciato e di mio agio questa pista, quindi mi sono divertito tantissimo e ci vediamo domani per le gare. Ciao a tutti, sono Nicolo Alvisi, ho fatto la pole qua a Castiglione del Lago e la pista mi è piaciuta molto, e sono andato bene e ci vediamo domani. Ciao a tutti, sono Francesco Sini nel team LGM Racing Team. Prima finale del campionato italiano, ho fatto la pole, pista bellissima e ringrazio tutti. Ciao a tutti, sono Dominic Maifredi, siamo qua a Castiglione del Lago. Oggi sono riuscito a conquistare la pole, sono molto felice, ringrazio Abigom, tutti i miei sponsor e oggi sono riuscito subito a trovare un buon feeling. Ciao!
consegnare il trofeo al vincitore Simone Mancini. Tabella rossa che viene consegnata da Andrea Bartolini, coordinatore motocross Juno FMI, e va a Simone Mancini. All Shot Fashion Bike. Sono Bove Vincenzo, sono del team JMS Junior Motorsport. Oggi la gara è andata abbastanza bene. Sono riuscito a partire in prima posizione nella seconda manche e poi ero un po' stanco verso la fine, ho mollato un po'. Ci rifaremo alla prossima. Ringrazio il mio team Junior Motorsport, Cristian Colombo e tutta la mia famiglia. Ciao a tutti, sono Simone Mancini, oggi siamo qui alla prima finale del campionato italiano Junior a Castiglione del Lago. Nella prima manche non sono stato molto contento di come è andata, potevo fare un po' meglio, ma mi sono rifatto nella seconda dove sono partito in terza posizione, portandomi primo e andando a vincere. Mi dispiace per il mio avversario che ha avuto un guasto tecnico. Ma... ringraziare il team Caparvi, Gabriele Soverchi, il Megan Racing Team, i miei sponsor, la mia famiglia e tutti quelli che mi seguono. Lo sguardo scende sul campionetto che sta per scendere ed è in questo momento gas a martello, continuati e prendere via questa gara 2 della categoria senior, 2 giri. Quest'oggi Nicolò Alvisi. E consegna la tabella rossa il signor Roberto Rustichelli, coordinatore della motocross FMI, a Nicolò Alvisi. Ciao a tutti, sono Nicola Alvisi, ho vinto qua a Castiglione del Lago, è un weekend perfetto, pole position la mattina, 2 vittorie di manche e sono contentissimo. Ringrazio tutti i miei sponsor, i miei genitori, tutti quelli che mi aiutano. E questa vittoria la voglio dedicare a mio zio Giuliano, che purtroppo non ce l'ha fatta e la voglio dedicare a lui. La griglia per la categoria Junior, la mano si va completando, ancora diversi piloti devono prendere la loro posizione. Direi che quasi è tutto pronto, ma per incontrare il loro short fashion bike è tutto pronto. Aspettiamo naturalmente come sempre l'ok con la bandiera verde da parte del race director.
Vincitore Francesco Assini. E consegna la tabella rossa al leader, il signor Massimo Beltrani, responsabile tecnico FMI, a Francesco Assini. All Shot Fashion Bike per il protagonista, il numero 65, Francesco Assini. Ciao a tutti, sono Francesco Assini. In gara 1 sono riuscito a partire primo e fare il primo tutta la manche e restare primo. Seconda manche sono riuscito, come in gara 1, a fare lo shot e a scattare e allungare al secondo, che era Amali. Francesco Assini, che lo troviamo in prima posizione, seguito in seconda posizione da Federico Santini. La categoria alla termine di questa seconda. Alla fine sono riuscito a fare doppietta e sono riuscito ad avere la tabella dello shot e la tabella rossa. Consegnare la tabella rossa di leader, consegna il signor Andrea Bartolini, coordinatore motocross junior FMI, a Dominic Maifredi. Complimenti Anthony, All Shot Fashion Bike per Anthony Montoneri. Ciao, sono Anthony Montoneri, ho corso nella 65 cadetti. Il segreto per fare l'all
shot è piazzarsi un po' largo, non troppo, e tenere il gas fino a tutto. Oh, Funno! Mi sono divertito tanto, ringrazio tutti i miei sponsor, il mio team Pardi Royal Pat, il mio mister, i due Giuliano Pardi e Daniele Pardi, il mio meccanico Alex Tondini e soprattutto mio zio Sebi che è della Sicilia e grazie a lui sono arrivato qua. Ciao! Buongiorno, sono Bartolini Andrea, coordinatore del Motocross Junior in Italia. Siamo arrivati qui da Castiglione del Lago per la prima gara, la prima finale. E diciamo che la pista è nuova per tutti, cioè perché hanno cambiato il senso di marcia e vedendo sia le libere che quelle di ieri che i tempi, diciamo che hanno fatto un ottimo lavoro e speriamo oggi di vedere delle belle gare. Oggi è una giornata importante per il comune di Castiglione del Lago, per tutti i volontari e per questa associazione che gestisce questo impianto che ormai da anni è per noi una perla importante per il nostro territorio. Oggi questa gara dimostra ancora l'attenzione e l'affetto che c'è della nostra comunità per questo sport, per questa associazione e per questi luoghi straordinari. Quindi grazie ai tanti sportivi, chi ci ha seguito e viva Gioiella e viva Castiglione del Lago.